E come mai pensa sia importante raccontare questa parte di storia che è troppo spesso stata dimenticata o non raccontata abbastanza nella nostra storia? Proprio per questo motivo, cioè nella domanda c'è la risposta, perché è una storia importante che non è stata mai raccontata, quindi andava raccontata, andava come dire, sviluppata a livello cinematografico in maniera tale che questi eventi avessero un risalto a livello nazionale, perché molte volte il cinema stranamente è come se crea un feedback positivo su una storia. Se su quella storia è stato fatto un film, quella storia diventa quasi reale. Okay, soltanto perché è stato fatto un film, mentre molte volte questa vicenda, per 70 anni un po' tenuta nascosta, tendeva quasi a essere un po' dimenticata o poco conosciuta, perché non ha avuto, secondo me, la visibilità, anche per esempio in un progetto cinematografico come questo, per farsi conoscere ulteriormente, perché il cinema ha una potenza che altri mezzi non hanno, più di un libro, più di tanti convegni o altre cose di questo tipo. Quindi si ritiene soddisfatto di questo progetto? Sì, io sono orgoglioso di aver portato per la prima volta questa storia sul grande schermo. Perché la storia di Norma Cossetto delle Foibe hanno aspettato troppo a lungo un riconoscimento di questo tipo.